Ciao a tutti, prima di iniziare vorrei salutare una cara persona che mi segue sempre, si chiama Mariarca Luongo, un bacione carissima. Oggi ritorno con un altro video di cosa mangio in un giorno, il tanto atteso e amato What I Eat in a Day. Partiamo subito dalla colazione. Dalla sera prima ho preparato una buonissima tortina pandarancio di cui vi lascerò la videoricetta qui su a destra nelle schede informative e dall'impasto sono usciti pure tre tortini golosissimi. La torta l'ho realizzata con un meraviglioso stampo a spirale in silicone della Lidl. Ho fatto qualche decorazione sopra con zucchero al velo, scorzetta d'arancia e uno spicchio d'arancia da un lato. E siccome sapevo sarebbe andata a ruba, ho voluto registrare il video dalla sera prima e prendermi il sicuro. Ecco appunto, arrivati al momento della colazione, mancavano già due tortini. Almeno la torta me l'hanno lasciata per il taglio in diretta, che adesso state vedendo. In più berrò il mio solito e amatissimo cappuccino dolcificato con il miele sardo all'arancio. E guardate quanto è bella e quanto è soffice questa torta. Vi consiglio di provarla perché è veramente super. Visto che ho mangiato ben tre fette di torta e ho avuto il pancino a posto per tutta la mattinata, passiamo ora direttamente al pranzo, che preparerò assieme a voi. In una padella ho messo a rosolare due zucchine grattugiate con uno spicchio d'aglio, un po' d'olio extravergine d'oliva e un granchio tagliato a pezzetti. A parte ho sfilettato 5 salpe, che sono di pesci poco commercializzati, un pochino snobbati, ma vi assicuro che cucinati in questo modo sono eccezionali. Il gusto della loro polpa è buonissimo. Ho messo i filetti tagliati a cubetti a marinare per 10 minuti nell'olio, nel vino bianco, limone e sale. Successivamente, quando le zucchine erano quasi cotte, li ho uniti in padella e fatti cuocere per altri 10 minuti circa, coperti. A parte ho messo dell'acqua salata a bollire ed ho cotto 250 grammi di questo nuovo tipo di pasta della marca Gallo ai tre cereali, che ho scoperto da poco veramente deliziosa. Ho unito un mestolino d'acqua di cottura al composto di zucchine, filetti di pesce e granchio per far ultimare la cottura, dopodiché ho scolato la pasta al dente e l'ho unita al condimento. L'ho fatta saltare in padella così per 3 minutini. Ho aggiunto anche il prezzemolo e due cucchiai d'olio extravergine d'oliva. Ed eccola impiattata, guardate che bell'aspetto che ha, fa una bellissima figura sulla tavola e poi che profumino. Ovviamente non mi sono pappata tutti i 250 grammi, ma questa porzione è stata divisa per tre. Per secondo ho preparato un bel piattone di mozzarella, salame, prosciutto crudo, pomodoro, olio extravergine d'oliva e sale, arricchito il tutto con il BB Mix per insalate a base di pomodorini secchi, mandorle, noci e semi di zucca. Buonissimo! Ragazzi, è stato un pranzo eccezionale, troppo sfizioso. Poi questo BB Mix per insalate mi piace da matti, davvero arricchisce tantissimo le vostre insalate. Per merenda invece ho gustato questa novità della Müller, yogurt greco magro al pistacchio con zero grassi, che mi è piaciuto parecchio, davvero tantissimo, aveva un sapore fortissimo di pistacchi. Ho mangiato anche qualche noce e un kiwi golden che finalmente sono riuscita a ritrovare dopo tantissimo tempo, adoro alla follia. E ora prepareremo la cenetta assieme. In una padella ho versato l'olio extravergine d'oliva, le cipolle tagliate a lunette e questi wuster a rondelline che non avevo mai provato. Ho scoperto grazie alla mia amica Marisa, che saluto tanto. Ciao tesoro! Guardate un po', sono fatti senza la carne separata meccanicamente e ho messo sul fuoco a far rosolare. Nel frattempo ho srotolato questa base per pizza buitoni e 5 cereali, anch'essa nuova, mai provata. E ho deciso di fare i pizza muffin o muffin di pizza. L'ho allargata un pochino per renderla rettangolare e ho preparato il sugo con origano, olio e sale. Ora con un coppapasta ho ricavato dei dischi e ho iniziato a farcirli, prima con il sugo preparato precedentemente, poi con il wuster e cipolle che nel frattempo hanno terminato la loro cottura e infine con il filante per pizza tagliato a cubetti. Ho chiuso i dischi facendo aderire i lembi verso l'alto, quindi attaccandoli bene tra di loro, fino a creare una sorta di fagottino e ho trasferito sulla teglia da muffin unta con poco olio per non farli attaccare ovviamente. Nel frattempo ho acceso il forno a 220 gradi e l'ho fatto preriscaldare. E facciamo lo stesso procedimento con tutti quanti i dischi di pasta.
ed eccoli pronti per essere infornati a 220 gradi per circa 30 minuti. Controllateli comunque di tanto in tanto, perché non tutti i forni sono uguali e ovviamente dovete appunto controllare la loro superficie. Devono avere questo aspetto una volta cotti. Ne sono usciti esattamente 12, però ho fatto in tempo a gustarne soltanto 4, perché gli altri sono andati a ruba in un attimo. Ho fatto in tempo a fare la foto e il video finale e poi sono spariti in un colpo solo. E allora ho mangiato un bel po' di pomodoro, insalata verde con origano e un po' d'olio extravergine d'oliva ovviamente. Ma guardate che sfiziosetti che sono, e l'interno è un qualcosa di paradisiaco. Fra poco vi mostrerò un muffin tagliato al centro. E vi consiglio assolutamente questa sfoglia per pizza a buitoni e 5 cereali, perché è buonissima. Guardate un po', la prossima volta toccherà fare dosi doppie. Il dopo cena lo trascorrerò davanti alla TV gustando un buonissimo kaki vaniglia con il cucchiaino, proprio a mo' di dessert, dolcissimo, e con ovviamente il cipollino vicino a me, che aspetta di mangiare pure lui. Lui non può mancare vicino a me, e non può mancare nemmeno il cioccolatino di mezzanotte, anch'esso divorato in pochi secondi. Questa sera ero proprio vorace. E ritornano le tisane per riscaldarsi e rilassarsi in questo periodo. Ho scoperto questa combo eccellente: camomilla al miele e vaniglia della Twinings e la tisana rilassante Bonomelli. Il tutto dolcificato con poco zucchero di canna. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!